Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Grande entusiasmo stamani a Pescara per la partenza della tappa del Giro d'Italia. Tante le iniziative, anche nella giornata di oggi, che hanno preceduto il via, arrivato dopo le 12.30 con la carovana che sta lasciando la nostra regione dirigendosi nelle Marche per l'arrivo a Iesi. Per il resoconto della mattinata ci colleghiamo con Paolo Renzetti a Pescara. Buon pomeriggio Paolo. Grazie Andrea, un cordiale saluto a te, ai nostri telespettatori. Hai detto bene, un vero e proprio bagno di folla questa mattina ha accolto la carovana rosa alla partenza del Giro d'Italia di questa decima tappa. Davvero un grande evento per Pescara e per l'Abruzzo, con tantissima gente che sin dalle prime ore della mattina ha invaso il centro cittadino. Alle nostre spalle c'è Piazza della Rinascita, che a tempo di record è stata liberata dal Villaggio Rosa, che era stato preparato proprio per questa occasione, per questo evento. Tante le iniziative collaterali, ma soprattutto grandissimo entusiasmo con migliaia e migliaia di persone che hanno invaso il centro cittadino. Ci sono stati anche eventi, come detto, all'atere di questa manifestazione, con i paracadutisti che hanno portato proprio al sindaco di Pescara la bandiera rosa per il via alla decima tappa di questo Giro d'Italia. E noi andiamo a vedere e ad ascoltare dunque il primo contributo che abbiamo raccolto questa mattina con il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio. Presidente Marsiglio, una grande giornata di sport. Pescara e l'Abruzzo hanno accolto il Giro d'Italia come meglio non si poteva, un bagno di folla. Veramente una grande festa, degna del Giro d'Italia, degna dell'Abruzzo e dell'ospitalità abruzzese. Sono stati tre giorni meravigliosi nei quali l'Abruzzo ha potuto mostrare al mondo le sue bellezze. La tappa dell'altro ieri è entrata nel Parco Nazionale, nel centenario del Parco Nazionale d'Abruzzo, un modo appunto degno di celebrare questo evento. Poi la Maiella, fatta da tutti i versanti, con l'arrivo sul blockhouse innevato. Oggi Pescara e tutta la costa, che peraltro è contrassegnata quest'anno dal 100% della costa che verrà diciamo appunto percorsa, della presenza delle bandiere blu, che è sinonimo di eccellenza, di qualità per il turismo balneare, quindi un biglietto da visita molto importante, un'occasione di promozione decisiva. E sottolineo anche che non è soltanto promozione che il Giro può offrire all'Abruzzo, l'Abruzzo offre al Giro un tasso tecnico sportivo fondamentale, che è l'arma vincente per portare il Giro sempre qui, perché come è successo lo scorso anno anche quest'anno ormai di fatto la classifica si forma e prende piede con le tappe abruzzesi, è qui che si screma il gruppo dei migliori che poi può ambire davvero alla vittoria finale, ed è qui che vengono messi a dura prova i pretendenti al titolo. Soddisfatto il presidente della regione Marco Marsiglio dell'accoglienza che la nostra regione ha regalato proprio alla carovana rosa? Davvero un tributo eccezionale e caloroso, raggiante anche il padrone di casa, se così possiamo dire, il sindaco di Pescara Carlo Masci, comune che ha voluto fortemente la partenza di tappa proprio da Pescara. E noi allora abbiamo raccolto le impressioni prima della partenza, prima del via alla decima tappa del Giro d'Italia, del sindaco Carlo Masci. Sindaco, un bagno di folla per il Giro d'Italia a Pescara già dalle prime ore della mattina. L'Abruzzo e il capoluogo adriatico hanno accolto la carovana rosa nel migliore dei modi. Sono giorni e giorni che oramai abbiamo il pienone a Pescara, ma Pescara, lo diciamo sempre, la città delle manifestazioni, la città degli eventi, si presta benissimo al centro dell'Italia, con un mare meraviglioso, una spiaggia altrettanto bella, un'organizzazione adeguata. Credo che in questi giorni ci siamo superati, abbiamo avuto il concerto di Jimmy Sachs che ha fatto numeri incredibili, tant'è che lui sulla sua pagina social ha postato più commenti e più foto del concerto di Pescara. Oggi poi è una festa bellissima, tutti i pescaresi sono in piazza, c'è questa carovana del Giro d'Italia che è stupefacente, ogni volta ci sorprende di più. Oggi saremo collegati con 72 paesi al mondo e potremo mostrare il meglio della nostra città, una città che ha la bandiera blu
da 2 anni, una città che è una città che ha grande capacità di attrattiva. Ieri ho letto una statistica del Sole 24 Ore, nel 2021 Pescara è stata la città più attrattiva d'Italia, questi sono i numeri e questo ci dicono le statistiche, quindi credo che abbiamo un sole meraviglioso, una giornata stupenda, possiamo divertirci. Cominciando a pensare a un'estate che sarà sicuramente favolosa, con tante iniziative, ma soprattutto con tanta gente che vedrà la nostra spiaggia e il nostro mare. Queste le parole del sindaco di Pescara Carlo Masci. Come dicevi tu, Andrea, la carovana rosa ha già lasciato da un bel po' il capoluogo adriatico per trasferirsi nelle Marche e a Jesi. Ci sarà la conclusione, il traguardo della 10ª tappa. Da Pescara è tutto, linea che può tornare allo studio, a te. Grazie a Paolo Renzetti e all'atere della partenza da Pescara del Giro d'Italia c'è questa notizia di cronaca, più di 4.000 articoli non conformi tra fischietti, peluche e giocattoli per bambini, e questo è il bilancio del sequestro eseguito oggi dalle Fiamme Gialle di Pescara nell'ambito del piano operativo Stop Fake, attivo in materia di sicurezza prodotti e anticontraffazione. I gadget rosa acquisiti in vendita per i piccoli spettatori della 10ª tappa del Giro d'Italia, oggi in partenza da Pescara, risultano potenzialmente tossici perché privi di idonea etichettatura e con una marcatura CE illegittima. I controlli per la tutela della salute dei consumatori proseguiranno anche nei prossimi giorni e per questo è fondamentale la collaborazione attiva dei cittadini, che possono sempre contattare il 117, il numero di pubblica utilità della Guardia di Finanza, attivo H24. Cambiamo pagina, nuovo piano industriale di Ferrovie dello Stato che prevede investimenti fino al 2031. Le risorse destinate all'Abruzzo ammontano a oltre 6 miliardi di euro, previsti interventi in primis per il raddoppio ferroviario della Roma-Pescara, ma anche per le infrastrutture stradali. Giuseppe Dintino. Oltre 6 sono i miliardi di euro che Ferrovie dello Stato investirà in Abruzzo. La società per azioni ha reso noto il piano industriale 2022-2031. Dei 190 miliardi complessivamente messi a disposizione per i prossimi 10 anni, 6,35 sono destinati a interventi in Abruzzo. È un piano di investimenti volto non soltanto ad aggiornare le infrastrutture e implementare la mobilità, ma vi è attenzione particolare alla transizione ecologica, si legge nel comunicato del gruppo, con attività di efficientamento e riduzione dei consumi. Gli investimenti in Abruzzo non riguardano le sole ferrovie, ma ridisegneranno anche le strade. Dei 6 miliardi e 350 milioni, la maggior parte è sotto la voce Polo Infrastrutture. Qui sono attribuite risorse per 6,23 miliardi. Di questi, circa 4 miliardi e mezzo sono per la mobilità su ferro, in primis per il raddoppio della Roma-Pescara, ma anche per la velocizzazione della linea adriatica e il potenziamento infrastrutturale e tecnologico della Terni-Rieti sul Mona. Circa 100 i milioni di euro destinati al polo passeggeri, che si tradurranno principalmente nell'arrivo di 6 nuovi treni dedicati al trasporto regionale e nel potenziamento dell'offerta da e per Pescara e in nuovi servizi di interesse regionale. Ammontano invece a 1 miliardo e 730 milioni di euro le risorse destinate alle infrastrutture stradali, tra gli interventi anche quelli sul quarto lotto della Teramo Mare. Il piano di investimenti comprende anche il polo logistica e il polo urbano. Per il primo si prevede un potenziamento e lo sviluppo di nuovi collegamenti, che dovrebbe portare nel giro di 10 anni a un incremento del fatturato anche dell'80%. Per il polo urbano invece si stimano circa 300.000 metri quadri di aree da valorizzare, con i principali progetti che riguarderanno la stazione di Roseto degli Abruzzi e ulteriori interventi, in primis sulla Via Verde della Costa dei Trabocchi. Nel quadro delle celebrazioni per il trentennale delle stragi di Capaci e Via D'Amelio si è tenuto a Teramo un incontro dedicato alle scuole con Don Agnello Manganiello, il sacerdote simbolo della lotta alla camorra. Don Agnello ha ricordato ai ragazzi che la legalità passa attraverso lo studio e che studiare significa avere un futuro più sicuro. Tania Bonici Castelli.
La legalità significa anche studiare per non essere in futuro sfruttato o dover lavorare in nero senza alcun diritto. È il primo messaggio che Don Agnello Manganiello, sacerdote simbolo della lotta alla camorra, ha lanciato agli studenti del Liceo Milli di Teramo. Un incontro empatico e carico di significati che rientra nelle tante iniziative dedicate alle scuole proprio sul tema della legalità, curate dal Comune di Teramo in collaborazione con il Premio Borsellino. Partendo dal loro vissuto, dal loro quotidiano, come pure prendere un 3 in matematica non è una sconfitta, ma comunque uno stimolo per poter prendere di più. Quindi, però ci vuole cultura, ci vuole studio, ci vuole impegno. E quello che dice Don Lorenzo Milani, che ogni parola non imparata oggi è un calcio nel culo domani, cioè, se non studi ovviamente ti dovrai arrangiare, sarai sfruttato, dovrai lavorare a nero, gli altri approfitteranno di te, tu non darai dignità alla tua vita, valore alla tua esistenza. Insomma, la legalità è anche questo ed è quello che cercherò di dire ai ragazzi. Dopo tutti questi eventi, nel cuore dei ragazzi cosa resta? Resta tanto, o almeno questa è la speranza che abbiamo, perché tutti gli incontri che abbiamo avuto con testimoni di giustizia, magistrati, adesso oggi con Don Agnello, con Tina Montinari, sono tutte testimonianze dirette che arrivano nel cuore dei ragazzi e la nostra speranza è quello di riuscire ad inculcare dei semi di legalità che poi diventeranno delle meravigliose piante in futuro. Il mese di maggio a Teramo sarà un susseguirsi di eventi dedicati alla legalità e che rientrano nel quadro delle celebrazioni del trentennale delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. L'appuntamento più importante si terrà il 23 maggio prossimo in Piazza Martiri. Tanti eventi, già l'evento del 10 che si è svolto la settimana scorsa, oggi con Don Agnello Manganiello, il 19 avremo una tappa del Viaggio del Sorriso, la prima tappa in Italia del monumento di Falcone Borsellino, il 23 maggio ovviamente il grande evento in Piazza Martiri dove coinvolgeremo ovviamente tutte le scuole, chiusura con la proiezione del film di Piff, La mafia uccide solo l'estate. Un percorso perché sia il loro percorso di vita un percorso caratterizzato dal no alla mafia e al sì a legalità e giustizia. Con l'obiettivo di ottenere più follower e diventare influencer, prende in giro attraverso stories e dirette su Instagram un 60enne affetto da deficit mentale, ridicolizzandolo davanti al pubblico dei social. La sorella dell'uomo però denuncia i fatti e lui, al termine delle indagini dei carabinieri, viene segnalato alla procura. Protagonista dell'episodio di cyberbullismo avvenuto nel Pescarese è un giovane di 20 anni. Per diversi giorni e per più volte al giorno il ragazzo è andato avanti con la diffusione del materiale in cui scherniva il 60enne con l'obiettivo di ottenere consensi e follower. I militari dell'arma della stazione di Spoltore, dopo la denuncia, hanno ricostruito l'accaduto e hanno segnalato il giovane in procura. È molto importante denunciare certi episodi, proprio come ha fatto la sorella della vittima, sottolineano i carabinieri. Presentati in provincia a Chieti i risultati dei bandi PNRR che andranno a finanziare gli 8 ambiti distrettuali sociali della provincia. Stefano Recanati. 8 milioni e mezzo di euro che andranno a finanziare 14 progetti presentati dagli 8 ambiti distrettuali sociali della provincia di Chieti. Seppur come ente istituzionale la provincia non ha competenze dirette nel sociale, ma ha comunque fatto da collante per riunire i comuni e instradarli verso la realizzazione dei progetti. Il comune di Chieti sarà capofila per autonomia degli anziani non autosufficienti, prevenzione del fenomeno del burnout tra gli operatori sociali e sulla housing first, ovvero il contrasto alla grave marginalità sociale. Sulla prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini sarà capofila il comune di Francavilla, mentre Guardia Grele sarà capofila nei percorsi di autonomia per persone con disabilità. Secondo me abbiamo fatto sul PNRR sociale un'operazione unica in regione perché noi abbiamo visto la mole di risorse che erano intorno ai 20 milioni di euro e abbiamo visto quanti progetti venivano finanziati per ogni linea di intervento e in accordo con il Comune di Chieti in prima battuta con l'assessore Maramaretti e poi coinvolgendo gli altri 7 ambiti abbiamo cercato di fare gruppo. Tra gli investimenti uno vede capofila anche il comune di Ortona da circa 1 milione di euro per far fronte alla povertà estrema con la realizzazione di stazioni di posta.
uno di quelli più innovativi, parliamo di stazioni di posta intesi come locali dove senza tetto, persone che hanno problemi possono rivolgersi lì non solo per l'alloggio ma anche per avere dei servizi, e su quell'ambito noi abbiamo scelto chi era il capofila, tutti gli altri 7 vi erano e abbiamo fatto una ripartizione, come si dice, win-win, tutti devono vincere, sapendo che queste risorse, come diceva lei, riguardano sì interventi fisici, ma riguardano anche interventi, come dire, di aiuto, di prossimità, la povertà, l'emarginazione, l'integrazione. Le istituzioni locali hanno incontrato questa mattina a Teramo i vertici della Banca Popolare di Bari. L'iniziativa è stata promossa dal sindaco Gianguido D'Alberto, preoccupato per la chiusura di tante filiali in Abruzzo. L'amministratore delegato dell'istituto di credito ha assicurato che nessun'altra sede sarà soppressa. Vediamo. Non è accettabile che la Popolare di Bari riduca ulteriormente la sua presenza proprio in Abruzzo. L'Abruzzo è la regione con il numero più alto di filiali all'interno del sistema della banca, 65 per l'esattezza, e inoltre garantisce una quota di mercato territoriale nettamente prevalente ancora oggi rispetto ad altri istituti. Su questa osservazione della realtà, il sindaco di Teramo e presidente ANCI Abruzzo Gianguido D'Alberto ha convocato un incontro urgente con l'amministratore delegato di Banca Popolare di Bari, Cristiano Carrus, per discutere del futuro dell'istituto di credito sul territorio teramano e abruzzese. Che strategia avete per l'Abruzzo? Guardi, la strategia per l'Abruzzo è uguale alla strategia per gli altri territori che serviamo, però l'Abruzzo è molto importante perché noi abbiamo 65 filiali in questa regione e quindi per il gruppo MCC e per la Popolare di Bari il territorio abruzzese rappresenta una situazione nella quale noi vogliamo tornare a sviluppare le attività territoriali, quindi sia gli impieghi che intercettare se possibile con la fiducia ritrovata i risparmi della nostra clientela e quindi crescere armonicamente aiutando l'Abruzzo che è in una fase di grande ricostruzione a ricostruirla se possiamo con la stessa forza e la stessa volontà. Quindi non chiuderete le filiali? No, le filiali che dovevamo chiudere sono già chiuse, quindi non abbiamo in programma di chiudere nessun'altra filiale almeno nel prossimo triennio. La Popolare di Bari, nota come ex Tercas, rappresenta soprattutto per le aziende teramane un punto di riferimento per l'accesso al credito. Recentemente è stata soppressa la filiale di Alba Adriatica, una sede strategica per l'economia di questo territorio, e il disagio è davvero grande, come denuncia Gianmarco Giovannelli di Confcommercio e Federalberghi. L'escalation degli ultimi anni chiaramente ha creato degli assestamenti difficili. Abbiamo cercato come responsabili delle imprese di fare un filtro sempre più realista e sempre più utile rispetto alle esigenze dei territori. Chiaramente abbiamo subito anche chiusure strategiche, una su tutte Alba Adriatica Lungomare, l'unica banca su 7 chilometri chiusa. Dicono da uno studio e da una società che si occupa di questo, ma io penso che è fondamentale invece avere un legame con la base, è fondamentale con educazione dire le cose come stanno, è fondamentale pensare che ancora oggi comunque Teramo è legato a questo brand che è Tercas, dal quale noi non ci staccheremo mai come imprenditori. Circa una novantina di spettacoli che daranno vita al Maggio Teatino. A Chieti le associazioni tornano ad organizzare eventi in collaborazione con l'amministrazione comunale. Vediamo. Saranno circa 50 le associazioni che daranno vita al Maggio Teatino. La rassegna di iniziative culturali e musicali sono cominciate già lo scorso 1 maggio con il concertone, proseguendo con la musica di Michele Zarrillo per le celebrazioni del Santo Patrono. Un cartellone ricco con una novantina di spettacoli totali, merito delle associazioni Linfa Vitale del cartellone. Uno storico appuntamento, un cartellone istituzionale creato in cooperazione con tutte le associazioni culturali cittadine,
gremito di eventi, di iniziative appunto culturali, teatrali, musicali, di letteratura, di recitazione, veramente spaziano tutte tutti gli appuntamenti all'interno di questo cartellone istituzionale. Cosa ci sarà da vedere in questi giorni allora? Ma ci saranno, ripeto, tanti piccoli appuntamenti al Museo Barbella, al Teatro Marruccino, alla Villa Comunale, presso le sedi delle associazioni, alla Civitella. Sono appuntamenti che spaziano nel loro genere per un pubblico variegato e soprattutto rappresentano l'anima vera della cultura Chieti, che sono le associazioni. Sarà un momento importante soprattutto per le associazioni, come detto, che tornano ad organizzare eventi insieme agli associati a distanza di 2 anni dalla pandemia Covid. Sì, esattamente, infatti è il 1° maggio teatino della nostra amministrazione comunale e ci tenevamo finalmente a far sì che le associazioni potessero tornare a vivere nelle loro attività, nei loro programmi, con i loro associati e soprattutto ravvivando anche sotto questo punto di vista la città. Siamo nella pagina dello sport. In casa Pescara tiene banco la vicenda societaria. Stamani ai nostri microfoni il presidente Daniele Sebastiani ha confermato che provvederà all'iscrizione in C della squadra, mentre non c'è una data limite per la cessione delle quote, pur auspicandola in tempi brevi. Ascoltiamolo. Parliamo di questa trattativa, lei lo ha ripetuto più volte nelle ultime settimane, che sembrerebbe ben avviata per la cessione della società. Ci sono novità, anche perché oggi siamo al 17 di maggio, siamo già a metà mese. Male, queste cose sono comunque situazioni che vanno gestite e ci vuole del tempo, poi una volta arrivati a chiudere un preliminare bisogna fare i passaggi con la federazione e quindi dare tutta la documentazione che la federazione chiede per i nuovi acquirenti, per tutti coloro che acquistano più del 10% di una società. Ma a me l'importante non è adesso il tempo, a me è importante sapere di aver trovato delle persone corrette, giuste, che possono portare avanti il progetto Pescara. È evidente che da qui al 22 giugno, quando ci saranno da fare tutte quelle incombenze per l'iscrizione, queste cose le dovrò fare io, come al solito da 12 anni a questa parte. Non credo che ci sia stato mai nessuno che sia venuto ad aiutarti o a darti una mano, per cui così come è stato fino ad oggi sarà anche quest'anno e poi mi auguro che prima possibile possa succedere questo. Poi se succede in un modo nel quale magari io vado via completamente sono ancora più contento, se dovesse succedere che devo rimanere per un periodo lo farò volentieri, perché questa è la mia città, la squadra del cuore e soprattutto la squadra a cui tengo, e credo che solo uno con problemi di vista potrebbe dire il contrario, perché è evidente che quello che abbiamo fatto, che ha fatto questa società in 12 anni a Pescara, non l'ha fatto mai nessuno nella storia, e se c'è qualcuno che mi può smentire venga pure qui a farlo. Abbiamo oggi una società che chiunque arriva gira la chiave e la manda al massimo, per cui io non mi rimprovero nulla, perché l'unica cosa che mi posso rimproverare come società, che è una società che non ha tanti soldi come ce l'hanno i club più importanti, ma quello purtroppo non ci possiamo fare nulla. Un tempo limite c'è per la chiusura di questa trattativa? Una data limite? No, io se potessi chiuderei domani mattina. La data limite, ripeto, il Pescara si deve iscrivere, adesso deve pensare a fare. Quando sento gente che parla a vanvera e non si rende conto di quello che c'è da fare da qui al 22 di giugno, verrà tutto garantito. Queste cose le deve fare il sottoscritto e ancora una volta le farà. Poi se riusciremo a fare prima del 22 di giugno un passaggio, un preliminare, io sarò la persona più contenta del mondo, ve lo assicuro. Per chiudere in una battuta, tornerà Zeman sulla panchina del Pescara? Ho letto questa mattina anche questa cosa, non so da dove arrivi la notizia, ma il giornale parla di possibile gruppo italiano che verrebbe interessato a riportare la coppia Zeman-Pavone. Nel momento in cui arriva un altro gruppo a Pescara possono fare quello che vogliono, l'importante è che io sia da una parte. Fin tanto che ci devo stare io, comando io, quindi deciderò io.
È previsto a stretto giro un incontro tra i consiglieri d'amministrazione di Teramo Calcio, Carmine Tancredi e Stefano Cavallari, e l'imprenditore Giuseppe Spinelli, interessato a rilevare le quote di maggioranza del club. Proprio Spinelli, di origini siciliane ma che da anni vive e lavora alle porte di Roma, nei giorni scorsi ha formalizzato la manifestazione di interesse agli amministratori, al custode giudiziario e al Tribunale di Roma, e in questa fase sta studiando le carte con l'ausilio di professionisti. Nell'incontro con gli amministratori Spinelli potrebbe formulare una offerta per l'acquisizione delle quote. Domenica prossima, ultima giornata per il campionato di Serie D, Vastese è vicinissima ai playoff, basta una vittoria a Nereto, praticamente obbligato a vincere il Pineto nello scontro diretto con la San Benedettese. Per la zona medio-bassa, vicinissime alla salvezza, Chieti e Notaresco, mentre per il Castelnuovo è quasi certo il play-out. Vediamo. Quadro in parte più chiaro dopo la penultima giornata di Serie D. Resta serrata la lotta per la zona playoff e la zona playout. In particolare nelle zone basse della classifica c'è l'aria dello scampato pericolo per il Notaresco. Il 3-0 rifilato alla già sazia e promossa Recanatese ha consentito alla squadra di Massimo Epifani di uscire dalla scomodissima zona spareggi, dove era finita dopo la sconfitta di Montegiorgio, la quinta consecutiva. Ora l'ultima trasferta dell'anno a Pietramelara contro un alto casertano che ha dato filo da torcere a tutte nell'ultimo periodo. Chiedere a Vastese, Matese e San Benedettese, ma con il giusto approccio potranno arrivare quei tre punti che faranno chiudere la stagione senza altri traumi. Decisamente peggiorata invece la situazione del Castelnuovo che, falcidiato dalle assenze, ha perso lo scontro diretto casalingo col Montegiorgio. Ora per la squadra di Di Fabio le chance di salvezza diretta sono ridotte al lumicino, dovrebbe vincere a Vasto Girardi, alto scontro diretto, e sperare in altri risultati quali le sconfitte del Fano col Porto d'Ascoli e del Montegiorgio col Torino, colmando il divario della differenza reti generale con i marchigiani. Combinazioni molto complesse. La sostanza è che il Castelnuovo si giocherà la salvezza nel play-out e solo vincendo a Vasto Girardi, potenziale avversaria nello spareggio, guadagnerebbe il fattore campo. Al Chieti manca un punto e cercherà di conquistarlo in casa della Recanatese. Così facendo non dovrà guardare gli altri risultati. I neroverdi rischierebbero solo in caso di sconfitta Recanati, di risultato utile del Matese e di vittorie concorrenti comitanti di Notaresco, Montegiorgio e Vasto Girardi, con i molisani che però dovrebbero vincere largamente tanto da passare in vantaggio nella differenza reti generale rispetto al Chieti. Praticamente ininfluente il risultato del Fano che anche in caso di vittoria ha una pessima classifica avulsa. In zona playoff invece la Vastese, complice l'ottima classifica avulsa e la presenza dello scontro diretto tra Pineto e San Benedettese, è artefice del proprio destino. Vincendo a Nereto sarà dentro. Pineto e San Benedettese hanno gli stessi punti, chi vince farà i playoff. In caso di pareggio saranno fuori entrambe se, oltre alla Vastese, dovesse vincere anche il Fiuggi col Castelfidardo. In caso di mancata vittoria dei laziali entrerebbe la San Benedettese, già qualificate Trastevere e Tolentino. A breve tutti i servizi che avete visto saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimi appuntamenti con la nostra informazione nei TG delle ore 19 e delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di TV6.